razza di fottuti braconieri bastardi. Ah, accidenti. Si riempiranno le loro sporche pance adesso che il vecchio Fred se ne va, Ti ho detto mille volte di far rumore quando cammini. Ehi, aspetta un momento. Hai un'aria che non mi piace affatto, Ruby. Che cos'hai in quel sacco? Guarda. No, hai capito male. I tuoi trapici non mi interessano affatto. Non voglio vedere proprio niente. Tanto io sto per andarmene, figurati che me ne frega. L'aeronautica possiede il terreno. Ma si può sapere perché diavolo te ne vai sempre in giro a rubacchiare a destra e a manca, accidenti? Perché ho fame e con i miei voglio starci il meno possibile. Oggi che hai preso? Del whisky, alcune radio e qualche altra cosetta. Mi dispiace, Ruby, lo so che muori di fame, ma neanch'io me la passo molto bene. Ormai non ho più gas, non ho più luce elettrica, più niente da mangiare. Per me la situazione qui è diventata impossibile. E poi quella faccenda che devono fare gli esperimenti nucleari a me non piace proprio per niente. Attenta a non farti beccare. Se ti dovessero acchiappare non so mica a che fine faresti. Voglio venire con te. Cosa? E così allora Ruby se ne vuole andare. Ma come pensi di cavartela a vivere fra persone civili? Non sai usare coltello e forchetta e mangi solo con le mani. E poi puzzi peggio di un cavallo. Se tu vai via, io voglio venire con te. La tua famiglia sa che te ne vuoi andare. Papà Giove è informato. La tua famiglia ti ridurrebbe in pezzi se sapesse che te la vuoi filare da qui. Ma se mio padre venisse a sapere che te la vuoi filare, ti farebbe ingoiare tutti i denti. Ehi, voi, c'è nessuno in casa? Entra qui dentro. Non voglio che ti vedano, forza. E non aprir bocca fino a quando non te lo dirò io, altrimenti te la dovrai vedere con me, Darò un'occhiata in giro. Non vedo anima viva. Eccomi, le posso essere utile? Mi faccia il pieno e controlli che sia tutto in ordine. Certamente, signore. Il vecchio Fred è qui apposta per servirvi. Buongiorno. Non ci faccio caso, vogliono soltanto giocare. Bella, acuccia, forza, fate i bravi. Andiamo. Accidenti. È un amico. Ma... in che razza di posto siamo capitate? Io che speravo di potermi fare un bel hamburger. È raro vedere forestieri qui. Dove siete diretti? In California, Los Angeles. Divide il cinema e automobili da favola. California? Ma siete sicuri di arrivarci prima di sera? Abbiamo intenzione di fare soltanto una piccola sosta. E sai il nome di questa località del deserto? Perché? Mi scusi, qui ce l'avete un gabinetto? Sì, vada sul retro, lo trova là dietro. Abbiamo dei rifiuti, dove li possiamo buttare? Oh, per quello che me ne importa, tutto il deserto per gettare rifiuti. Accidenti, ce l'hai le chiavi, Bob? Come stanno le mie signorine? Un po' accaldate. Ehi, bello. Facendo un bel giro turistico con tutta la famiglia. Volevamo anche visitare le miniere d'argento. Anzi, volevo chiedere delle informazioni a lei. Vede, io e Bob festeggiamo le nozze d'argento, 25 anni di matrimonio. Festeggeremo domani. Non è rimasto neanche un briciolo d'argento da queste parti. Hanno chiuso le miniere ed usano la zona per gli esperimenti nucleari. Dia retta a me, signora. Filatemene dritti in California. Fa 6,80. Ok. Non ho il resto, mi dispiace. Lo può tenere. Poliziotto, Indovinato. Mio marito è appena andato in pensione, era nella polizia. Ha dovuto smettere perché sta male con il cuore. Mi hanno detto che c'è una scorciatoia, me la sa indicare? Mi dia retta, signore, non prenda la via della miniera. È abbandonata da più di 40 anni ormai. Da quelle parti vivono solo degli animali. Degli animali? Vuole dire che non ci abita proprio nessuno? A nessuno verrebbe voglia di viverci, mi creda, signore. Hai visto? Non c'è nessuno qui. Accidenti, che razza di posto. Ma che ti prende? C'è qualcosa? Ma che c'è? Nonno Fred! Per favore, fammi uscire! Non ce la faccio più! Voglio respirare, non dire niente a nessuno! Stai buona, avanti! Andiamo! Sta fermo!
Sta fermo! Stai buono, fai bravo. Andiamo, Doug! Muoviti, lì dietro devono esserci degli animali. Non c'è niente laggiù, dai. Su, vieni. Andiamo. Andiamo. Ha controllato anche le gomme della roulotte, vero? Non vorrei bucare in un posto come questo. Tutto in ordine, addio. Grazie, amico. Mi raccomando, fate tutta una tirata fino in California. Non fate gli idioti! Rimanete sulla strada principale, capito? Sulla strada principale! Io ve la farò pagare, questo è sicuro. Deserto. Ci siamo persi, vero? Il vecchio l'aveva detto di non prendere la scorciatoia. E vuoi che ne sappia, un vecchio rimbambito come quello. E poi chi guida sono io, perciò sta a me decidere. Il sole ci friggerà, diventeremo patate fritte ambulanti. Sta un po' zitta, Brenda, fammi consultare la cartina. Probabilmente è questa stradina segnata in blu. Mamma, questa sulla carta non può essere segnata in blu, al limite con un minuscolo tratteggio. Qui sulla carta dice zona di esperimenti nucleari proibita al pubblico. Accidenti, papà! Adesso voi altri chiudete tutti il becco, capito? Io so benissimo quello che faccio e dove ci stiamo dirigendo. Non ci siamo persi affatto. E perciò... Accidenti, ma che diavolo era quel coso? Puoi rallentare un pochino, per favore? Così rischiamo di sganciare la roulotte. No! No! Ma che succede? Ma guarda che razza di bravata che hai fatto! Doug, vi siete feriti? Apri la porta! Deve essersi incastrata! Perché non provate a girare la chiave, stupidi? Ah, già, è vero, era chiusa a chiave. Meno male. Stai bene, Bobby? Sì, sto bene. Mi sento come se mi avessero picchiato 200 culturisti. Come sta la piccola? Sta bene, è con la mamma. Siamo stati fortunati, eh? Ti aspetto, Bobby. Non ti degni di chiedermi come sto. Ma certo, sei ancora vivo, Bobby. Ma non per molto. Ma che fa? Sono il mostro! Non mi toccare! Non fate i cretini! Ti chiappo! Guarda che so fare! Sei sempre stato stupido! Sono stato 25 anni nella polizia e me ne sono capitate di cotte e di crude. Negri assassini, bianchi rapinatori.
Le situazioni più disparate le ho vissute io. Io e i miei uomini abbiamo risolto quasi 300 casi in questi anni. A nessuno dei delinquenti che ho avuto fra le mani ha mai tentato di farmi fuori. E invece oggi, in quella stramaledetta macchina, con quelle stramaledette urla isteriche, per poco non ci rimettevo la pelle. Attento a come parli, vecchio. E poi devi pensare al tuo cuore. Ricorda quello che ha detto il dottor Springer. Il dottor Springer può prendere quel suo stetoscopio e ficcarselo nella sua bella borsetta di... Porca miseria. È un avvoltoio. È lo spazzino del deserto. Pensi che stia cercando da mangiare? Probabilmente avrà fiutato qualche carogna da queste parti. Dai, andiamo. Rovinato parecchio, ragazzi. Riusciremo a ripararla? Sarà molto difficile, ho l'impressione. Oh, no. Fa finta che non abbia detto niente. E adesso cosa facciamo? Cammineremo, tesoro. Marilyn Sharp mi ha detto che nel deserto vivono serpenti a sonagli lunghi 20 metri che ti uccidono in soli 8 minuti. Se prima però tu non gli spari, non credi? A tutto c'è un rimedio, tesoro. Erano 8 metri e 20 minuti. Mamma. Anche se ormai sono un piedipiatto in pensione, la mia pistola ce l'ho sempre con me. Senza saremo indifesi verso quei pitoni lunghi 20 metri. Tu sei sempre il solito disfattista, mio caro maritino. Se soltanto avessi fede nel buon Dio, come ne ho io, forse non ti comporteresti in questo modo esagerato. Stai sempre dietro a quella pistola. Questo incidente non ci voleva proprio. Ma che cos'hai? Questo posto non mi piace affatto. È vero, è un posto proprio strano. Ho un gran brutto presentimento. Lynn, tesoro, puoi portarmi la giacca, per favore? Capisco, ma perché non riusciamo a trasmettere via radio? Eccola. Ma chissà, forse da queste parti ci sono giacimenti di ferro e le onde radio hanno difficoltà a propagarsi. Me la tieni, per favore. Io andrò a nord. Questo qui, sulla carta, ha tutta l'aria di essere un campo militare. Va bene, vai. Non dovresti avere una pistola anche tu, Doug? Ma ne abbiamo soltanto due e penso sia meglio che una resti a voi, mamma. Ascoltami bene, Doug. Procedi per 6 o 7 miglia, poi torna indietro. Io farò in modo di tornare a quella stazione di servizio. Ma tu, Bob, ci impiegherai molto più tempo di Doug. Sono solo 15 miglia. Saremo entrambi di ritorno prima del tramonto. Voglio arrivare fin laggiù perché spero di trovare un telefono. E se per caso il vecchiardo non possiede un telefono? Allora sarà dura. Papà, ti prego. Senti, tu adesso ti ficcherai nella roulotte e non darai fastidio a Bobby. Lui ora è il capo. Questo cretino non comanderà su di me. Ehi, per una volta cerca di fare la persona adulta. Forza, controlliamo l'ora. Sono le 3:43. Se non tornate entro mezzanotte vi verremo a cercare.
Vi andrebbe di pregare tutti insieme, ragazzi? Accidenti, ci mancava la preghierina. Brenda. Volevo chiedere al buon Dio di proteggere la nostra famiglia. È troppo chiedervi di farlo. Bob. Dio onnipotente, proteggi la nostra famiglia e fa che il tuo amore per noi ci sia di sostegno in questa difficile situazione. Amen. Mi raccomando. Andrà tutto bene. Stai attenti. Mi raccomando. In bocca al lupo. Si allontanano. Ciao. Questo è buono. Sarà più facile accopparli. A dopo. Ciao. Cosa ti prende? Vieni qui, dai. Vieni, bella. E forza. Dai, andiamo. Oh, almeno fa un po' più freschino. Sì. Prendi un po' di piatti, per favore. Certo. Si è rinfrescato parecchio, vero? Che meraviglia, fantastico. Adesso moriremo congelati. Non è granché come festeggiamento per il tuo 25esimo anniversario. Poco fa stavamo arrostendo. E ora, tanto per fare qualcosa di eccitante, rischiamo di diventare tanti bei cubettini di ghiaccio travestiti da campeggiatori. Non ci troveranno mai. Beh, dopo tutto questo posto non è male. Di certo qui non mancano né il sole né l'aria pulita. Sai che ci facciamo con l'aria pulita? Smettila, Brenda. Non mi sento affatto tranquilla, se lo volete sapere. Mi vengono i brividi. Forse la colpa è mia se ci siamo persi. Oh, mamma, non essere ridicola. È stato papà con quella sua mania di cercare la sua fantomatica miniera. A quest'ora potremmo già essere arrivati in California. Oh, accidenti. Una bella doccia. Un gin and tonic sulla spiaggia. Voi state sognando? Si può sapere che cosa le prende? Forse avrà sentito l'odore di qualche serpente a sonagli. Sai che cosa diceva Freud delle persone ossessionate dai serpenti? Io trovo invece che Bestia sia un po' troppo tranquillo. Bestia non abbaia mai prima di attaccare. Questo gli permette di cogliere la sua vittima di sorpresa. Lo sai che hai proprio ragione. Ricordi quando ha ucciso quel barboncino a Miami? Ma certo. Ragazzi, la sua padrona era veramente furiosa. Anche papà era arrabbiato quando ha dovuto pagare i funerali del povero cagnolino. Ma insomma, Bella, si può sapere che cos'è? Ehi, non aprire! Bella! Bella, torna subito qui! Bella! Bobby! Bella! Vieni qui, Bella. Vieni qui, qui, qui. Bella! È maledetta. Vieni qui. Bella, vieni qui. Bella! Bella! Andiamo, Bella! Voce. No,
quella! Avevo bisogno, stavo proprio congelando. Oh, che freddo. Pronto? Mi sentite? Pronto? Qualcuno è in ascolto? Rispondete! Emergenza, 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 emergenza! Qui parla mamma Ethel, se c'è qualcuno in ascolto, per favore risponda. Accidenti, non riesco a ricordare come funziona questo coso. Prova a dire Mayday, mamma, non emergenza. Mm? Mayday. Hai collegato la batteria? Mm-hmm. Vai a provare a me. Mayday, Mayday, unità mobile numero 2345CP. Abbiamo avuto un incidente, ci serve aiuto. Mi coprite? Chi si diverte a fare certi scherzi? A me è sembrato più che altro un animale. Quale animale? Che cavolo stai dicendo, mamma? Gli animali non usano queste dannate radio. Lo sai, Lynn, non hai mai parlato in questa maniera prima di trasferirti a New York. Ma dove diavolo sarà andato, Bobby? Bobby! Chissà come diavolo funziona questo affare. Bobby! Bobby.
subito il tuo dannato collo da quel cappio, idiota! Prima mi spari addosso, poi ti vuoi anche impiccare. Non berrai se non mi dici cosa diavolo sta succedendo. È pieno di bracconieri da queste parti, ecco tutto. Forza, dammela! E tu ogni volta cerchi di fermare i bracconieri appendendoti ad un palo? Io pensavo che tu fossi un'altra persona. Stanno bene i tuoi familiari? Stanno meglio di te. Siamo rimasti bloccati. Mi serve qualcosa per trainare la roulotte. Tu mi potresti aiutare? No, vattene al diavolo. Dammi quella bottiglia. C'è qualcosa che tu devi sapere, amico. Allora perché non me la dici? Papà non è ancora ritornato, eh? Non ancora. Sei riuscita a trovare Bella? Deve essere scappata. Tieni il cane. Andiamo, Betty. Finalmente sei tornato. Meno male. Ci hai fatto stare in pensiero. Stai bene, tesoro. Sì. E il cane? È scappata. Nel 1929 questo posto era deserto. Io e mia moglie ci trasferimmo qui con il nostro bambino. Era così bello che sembrava un bambolotto. E un altro figlio era in arrivo. Poi, senza quasi una ragione, cominciò ad andar male. Nacque il secondo bambino e mia moglie mi lasciò. Era bellissimo. Non ne ho mai visti come lui. Mi rendeva così felice che quasi non sentivo la mancanza di mia moglie. Pesava un accidente ed era forte come un torello. Quando aveva appena 10 anni, era quasi più alto di me. Dopodiché cominciarono le stranezze. Ho trovato i cani con l'interiore di fuori. Ho perfino trovato delle galline sgozzate. Poi, nell'agosto del 39, mentre ero in città a fare provviste, quella maledetta casa è bruciata fino alle fondamenta. E dentro la casa c'erano i miei 2 bambini, capisci? Ma io l'ho preso, il mostro che me li ha ammazzati. L'ho preso per i capelli e l'ho colpito più volte sulla testa, fino a quando non gliel'ho spaccata. E com'è andata a finire? Avrei voluto ammazzarlo. Ma ho avuto paura che qualcuno potesse vendicarsi. E perciò l'ho trascinato nel deserto e l'ho lasciato lì. Anche se non era ancora morto, di sicuro non sarebbe sopravvissuto in quelle condizioni. Sotto quel sole implacabile. E tu hai paura che il suo fantasma te la voglia ancora far pagare? È successo tanto tempo fa. Non abbastanza da non sentire la mancanza dei miei bambini. Non abbastanza da poter fare a meno della presenza dei miei figlioli. Non abbastanza da rinunciare al desiderio di vederli diventare uomini. Che ci fai con questa roba? Oh, quelle sono solo delle cose. Ti va un po' di formaggio, tesoro? Ce n'è parecchio. Non voglio niente. Cos'hai? Non ti senti bene? No, ma non ho voglia di mangiare. Ti fa ancora male il viso? No. Vediamo un po' se qualcuno risponde alla radio. Ci abbiamo provato, sai, un sacco di volte, ma niente. A dire la verità, l'ultima volta che abbiamo ricevuto una risposta sembrava una telefonata oscena. Che vuoi dire? A me alla mamma è sembrato una specie di respiro affannoso, vero?
Saranno state delle interferenze. Non è vero. Ma cos'è stato? Accidenti! Ma che succede? Paparino! Paparino! Vieni qui, Paparino! Ma perché non vieni qui, Paparino? Brutta figlia di puttana. Bravo! Bravo, bene. Corri, Paparino, corri. Corri ancora più in fretta. Attento, Paparino, attento a non cadere. Dai, vieni qui. Vieni. Hai mancato il bersaglio. Dammi la pistola. Plutone. Sono Papà Giove. Qui siamo pronti. Ti dispiace puntarla su qualcun altro? Grazie. Ragazzi, che freddo qua fuori. Ti ho portato un regalo. Che ti prende, Bobby? Beh, per cominciare, papà non è tornato. Su, andiamo. Non ti preoccupare, non si perderà. E poi, lui aveva più strada di me da fare. E nel buio pesto non si può mica correre, sai. Dove sono i cani? Bestia, ha spezzato la catena una mezz'ora fa e se n'è andato via. Davvero? È bella. Ecco. È bella, è... C'è Doug! Sei ritornato! Ne senti odore di cibo, Doug, salta fuori. Salve, tesoro. Ehi, ma che fai? Hai trovato qualcosa? Sì, un sacco di roba. C'è una specie di torretta in uno spiazzo, più o meno a 5 miglia da qui. C'era dentro un sacco di roba. Guardate un po', attrezzi di prima scelta. Insomma, roba che non ci appartiene. Comunque io l'ho portata via perché ci può servire. E poi non hai proseguito? Non hai trovato delle persone? No, non c'era anima viva. E non sono potuto andare oltre perché la strada si interrompeva. Capite? Si fermava bruscamente. C'è qualcosa da mangiare, sto morendo di fame. Certo che c'è, vieni dentro. Certo che vengo. Sentite, domattina cercheremo di utilizzare in qualche maniera tutto quel materiale. Non si sa mai. Mamma. Dai.
Ma cos'hai in testa? Non ti piacciono più i cani, figliola? Mi piacciono. Forse cani troppo buoni per una disgraziata che scappa di casa come fai tu. I cani buoni parlano sempre alla luna di notte. È un altro cane? Un altro cane. Altra bestiaccia che appartiene a Porci. Mamma. Mamma. Verranno qui dentro. Mamma. Essi verranno vicini casa tua. Per andare da un'altra parte. Tu. Non sono affari che ti riguardano. Bobby, vuoi venire dentro? Così ti raffredderai. Sei certo di star bene? Ma certo. Ok. Non chiudere, Bobby. Noi andiamo a dormire fuori. Va presto, eh? Dov'è che volete dormire? È in macchina. Non credo che sia prudente dormire in macchina. Perché no? Sentite, dormite qui. Sul pavimento, eh? Ma sei impazzito. Senti, Doug, io ti devo parlare. Siamo pronti? Certo, prontissimi. Ah, ascoltami bene, Bobby. Tuo padre tornerà prima delle 9:30. Non saranno i serpenti a sonagli che riusciranno a fermarlo. Non si tratta di papà. Dammi retta, tesoro. Ci sono ben altri serpenti che girano da queste parti. Andiamo, amore. Ascoltami. Se tuo padre non sarà ancora tornato per le 11 in punto, noi due gli andremo incontro, va bene? Dormi bene. Ti amo tanto. Anch'io, Doug. Go ahead.
bestia. Bestia! Vieni fuori, forza! Bestia! 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 Dove sei? Vieni qui, bello. Maledizione. Vai avanti. Possibile che non si possa avere un po' di intimità? Io non me lo sognerei di venire a rompere nel bel mezzo della notte. Va bene, Bobby, che cosa c'è? Mi serve la vostra chiave. Accidenti, ci hai interrotti per questo. Mi sono chiuso fuori, allora. Ma non potevi aspettare? Maledizione, mi vuoi dare quella fottuta chiave? Sentite, stanno succedendo delle cose strane. Papà non è ancora tornato e tu hai detto che hai sentito quegli strani versi alla radio. E adesso ho sentito bestie agguaire qui vicino. Andiamo, Bobby. Sarà stata bella, lo sai che sembra che si lamenti quando abbaia. Ma non capite? Bella è morta. Cosa? Bella è morta. È morta nel pomeriggio. Bella è morta, ma... Com'è successo? Perché non ce l'hai detto subito? Non ce l'ho fatta proprio. L'ho trovata fra le rocce. Era completamente ridotta in pezzi. Io mi sono spaventato. Ero terrorizzato. E sono scappato. Ok. Adesso cerca di calmarti. Io vado a prendere la mia torcia. Ascolta. Adesso la cerchiamo. Tu, Lynn, rimani qui. Neanche per sogno, vengo con voi. Adesso.
Brenda! Tu tieni d'occhio la bambina! Pronto, papà Giove! Qui parla Marte! Sei con Plutone, Marte? Sì, certo, papà! Sono con lui! Bella bambina, ma ci puoi scommettere, bella anche tu sei. Bisogno di bere. Qualcuno vada a prendere dell'acqua. Ma non è mio babbo, non lo vedete? Questo non è mio babbo! Non è mio babbo, questo! Non è mio babbo! No! La dobbiamo non calmare. Lo vedete? No, non è il tuo babbo! Lin, per favore, fa levare un po' d'acqua! Non è il mio babbo! No, 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 no! Porta anche del whisky e delle coperte. Va bene. Non è il mio babbo! Andiamo, mamma! Tutto bene, Bobby. Dove stai andando? Cosa fai? Quello era mio padre. E io voglio beccare quei bastardi. Bobby! Lo giuro. Addio, vecchio Bob. Ma stanno arrivando, Marte. Filiamo via prima che ci vedano. Oh, 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 chi era quello? Oh, Katie. Dove te ne vuoi andare con la mia bambina? Donna bionda, via da qui. Thank you.
prendi la bambina. E tu alza quel culo. Tornerò per ammazzarti, piccola donna. È tutto finito! Brenda, calmati, ti prego! Calmati, Brenda! Piccola mia! Bobby! Pensa a tutto! Vado dentro! Portati fuori! Cerca di fermarti! È finito! Forza, tesoro, ti prego! Linda, amore mio, non puoi morire. Non puoi morire. Mamma. È ancora viva. Oddio. Katie. Vai dentro. Aiuta tua madre. Oh mio Dio. Perché l'avete fatto? Che cosa volete? Maledetti bastardi! Ridatemi la mia bambina. La mia Katie. Per favore. Svegliati. E gli hai preso la pistola? Oh, certo, e anche le pallottole. Mercurio? Riesci a sentirmi, Mercurio? Allora, vuoi rispondere? Dove sei? Un momentino. Io vi vedo. Avete bambino? Hai visto com'è carina, Mercurio? È bello, bambino! È una bambina femmina, imbecille. Papà Giove sarà felice. Papà bello, tanto felice. Oggi ci sarà cibo da mangiare, tanto, pancia piena. Ci sono ancora vivi laggiù. Quasi tutti morti, fratellino Mercurio. Forza, andiamo. Ok, Plutone. Che c'è? Mi sembrava la voce di fratello Mercurio. Ma non dire stronzate, fratello idiota. Andiamo.
Mi hanno detto che volevi filartela. No, papà, no. Sì, volevi farti portare via da nonno Fred. Ma io a nonno Fred gli ho fatto la festa. Nonno Fred ha avuto quello che meritava. Bobby. Ma cos'hai nelle tue mani? È la cosa più buona che aspettavo. Accidenti! Era tempo che non si mangiava bene in famiglia, figli miei. Ah, finalmente carne tenera. Chiama Mercurio. Non serve più di fare la guardia. No. Ok, papà. Facciamo finta di fare festa per il giorno del ringraziamento. E ora che facciamo? Quei pazzi furiosi hanno ucciso Lynn e anche papà e hanno portato via la bambina. E torneranno presto. Che cosa hai intenzione di fare? Sono ore che non dice una parola. Non risponde, papà Giove. Non risponde? No, no. Forse si è perso per la strada. No, non credo, papà Giove. Io ho sentito un rumore. Che rumore hai sentito? Vado a cercarlo, eh? Adesso rispondi a tuo padre. Li avete uccisi tutti quei maledetti bastardi? Li avete uccisi come avevo detto? Sono veramente piccole queste roulotte. E poi in giro c'è tanto disordine. È vero. È già tornato, papà? No, non ancora. Dove sono i ragazzi? Sono qui? Sì, Brenda è qui vicino e Bobby è di là in cucina. Avere litri di Coca-Cola come sempre. Lynn dorme già. Certo. Io vado in cucina. Dammi un'altra coperta, per favore, Doc. Sto congelando. Così starai al calduccio. Adesso non avrai più freddo. Grazie. Oh no! Accenditi la luce, per favore! Porca miseria, deve essere saltato il generatore! Bobby, ho paura! Ah, deve essere una cosa da niente! Aggiustalo! Aggiustalo, ti prego! Accendi la luce, Bobby! Vuoi stare un po' zitta? Ci sono venuti a prendere! Credo di averlo preso, quel figlio di puttana! Mercurio, mi senti? Mercurio, rispondi! Coprimi! Sei lì, papà. Pronto, papà Giove. Aspetta, Plutone, io chiamo lui. È bestia. Non ti sembra che sia bestia? Sì, sembrava lui. Già, vado a vedere. Vai avanti, io ti copro le spalle.
Bobby, tutto bene? Ah, bestia, ma che hai intenzione di fare? E levati su. Ma dove sei stato? Eh? Dove sei stato? L'hai portata tu? Qui, papà Giove. Perfetto. Cos'è successo? Mercurio è morto, papà. Caduto giù dalle rocce. Mercurio è morto? Com'è possibile? L'hanno spinto giù. L'hanno spinto? Quale bastardo ha spinto giù il mio ragazzo? Quel maledetto cane. Ci sono orme di cane vicino a fratello Mercurio. Plutone, torna subito qui. C'è tanto lavoro da fare. Capito quello che ho detto? Vengo subito, papà. Oddio. Il tuo cane ha combinato un macello, brutto porco bastardo. Per questo farò fuori i tuoi ragazzi. Ti dovrai rivoltare nella tomba quando mai ne avrai una. Puh! Non meriti neppure di essere cucinato. Hai commesso un grave errore. Pensavo che eri un tipo molto in gamba. Puh! Ma sei uno stupido. Già, è stupido. È stupido. Sei una nullità. Io sistemerò per bene quella tua fottutissima roulotte, amico mio. Bravo, papà, bravo! La tua famiglia patirà le pene dell'inferno, lo giuro sul diavolo. Farò sputare tutti sulla tua schifosa tomba. Sia stramaledetto tu e tutti i figli tuoi! Hai capito? Nullità! La nullità! Marte! Dimmi, papà. Aiuto le donne a tenere d'occhio quella bambina. Adesso mi organizzo per andare da quei porci bastardi. Non lasciarmi qui, papà. Io voglio venire con te. Ma non dire assurdità! Che vuoi fare con quello squarcio sulla gamba? Bisognerà correre molto, figlio mio. E tu non ce la potresti fare. E ognuno di noi dovrà badare a se stesso. Hai capito? Ho la sensazione che io mi divertirò alle tue spalle da adesso in poi. Già, ci credo. Sapete che dovete fare, vero? Sì, li faremo sputare i polmoni. Molto bene. Ci sono pallottole in quella pistola? È carica, papà. Tra poco è l'alba. Su, andiamo, ragazzi. Strada, bestia! Bobby, mi copri? Shh, Bobby. Qui parla l'unità mobile KIU-9532. Mayday, 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 dannazione, Mayday. Qui unità mobile KIU-9532. Qualcuno ci copra. Questa è un SOS, Mayday. Quella che parla è l'unità mobile KIU-9532. Qualcuno riesce a sentirmi? Ci serve l'aiuto della polizia. Mayday! Per cortesia, Brenda, la vuoi finire? Oh no. È tutto tranquillo.
Avranno cercato aiuto. Spero di sì, Plutone. Pronto, polizia. Qui l'unità mobile KU-9532. Conferma Mayday. Mayday! Pronto, KUA. Vi soccorso dell'aeronautica. Vi sentiamo forte e chiaro. Qual è il problema? Ascoltatemi, per favore. Siamo stati attaccati. Non so chi siano. Hanno ucciso 3 di noi e hanno rapito una bambina. Ok, ok. State a sentire. Ditemi esattamente quante armi avete a disposizione e di che tipo sono. Una sola pistola. E ci sono rimasti solo 2 proiettili. Non abbiamo né fucili da caccia né altro. Voi ci dovete aiutare. Siamo in serio pericolo. Resti in linea. Digli dove ci troviamo. Non abbiamo molti uomini a disposizione. Non possiamo raggiungervi subito. Dovete restare dove siete. Va bene, non ci muoveremo. Però voi fate presto. Però ho l'impressione che ci rimarrete per sempre in quel posto, ragazzi. Oh, Bobby. Gli abbiamo giocato uno scherzetto coi giochi, Papa Giove? Adesso ci possiamo divertire. Andiamo verso la roulotte. Controlliamo che non si muovano. Marte, lo scherzo ha funzionato. Adesso stiamo andando da loro. Tu tieni gli occhi aperti, ci manca poco. Bobby, mi coprite? Bobby! Vengono verso di voi. Per l'amor del cielo, perché non rispondi? Dannazione! Vieni qui, bello, avvicinati. Adesso torni da Bobby, ok? Devi andare da lui. Avanti, vai, vai! Spero solo che qualche aereo militare riesca a vederci. Scordatelo. Nessuno ci verrà ad aiutare. Ce la dovremo fare da soli. Allora, quando ti sarà venuta qualche bella idea, fammi un fischio. Che diavolo fai? Dai, mi è venuta un'idea. Oh,
Marte! Dimmi, papà. Ammazza la bambina! Ruby! Che cosa vuoi? Vieni fuori di lì! Perché? Lo sai il perché? Perché? Vieni fuori di lì, ho detto! Ma cosa diavolo sta succedendo? Però vattene via di qui! Io non voglio vedere! Ruby! Dove è andata? Ruby! Cathy! Ruby! Cathy! Ruby! Ruby! Scappiamo presto! Non girate! Non possiamo farlo! Lo dobbiamo fare! È la nostra unica speranza! Io ti ammazzo! Ti devo ammazzare! Stramaledetto cane! Brutto figlio di puttana! Chi ti credi di essere? Fatti sotto stronzo! Io ti ammazzo! Ti voglio fare a pezzetti! Ti voglio strozzare! Ti voglio far soffrire da morire! Vieni qui! Vieni qui! Sì, ma sta detto che un po'... Corri! Cattivo ragazzo! Ah!
te muoio, bastardo. Dannazione. Sei nei guai, piccolo stronzetto. Fuori dai coglioni! Prendi me! Levati dalle palle, Ruby! Prendi me! Prendi me! Parte! Bastarda! Metti motto, Bobby. Muoviti! Entra presto! Tappati il naso!
Andiamo, apri quella porta. E muoviti! Bobby! No! Non mi lasciare solo, Bobby! No! Non ti avvicinare, è morto! Bobby, ma...